Ancora un weekend, quello appena trascorso, segnato da incidenti stradali, tra i quali anche con un decesso, il giovane uomo di 37 anni di Santa Maria a Monte che ha perso la vita a Bientin a seguito di un investimento. E a Livorno si ripropongono le criticità della variante. Un nuovo tamponamento a catena nel tratto tra Livorno Centro e Porta Terra, direzione sud, che ha visto coinvolti 4 mezzi, 3 feriti, tutte donne, che sono state portate al pronto soccorso dalle ambulanze dell'SVS. Fortunatamente però non hanno riportato gravi conseguenze. Ma ricordiamo anche che un altro incidente simile, sempre sulla variante a Livorno, era successo la settimana precedente, questo a dimostrare la rischiosità della strada, soprattutto in alcuni tratti. Nella zona di Pisa, oltre al mortale di Bientin, da segnalare l'incidente occorso sul Lungarno Medicio. In questo caso pare che l'auto con a bordo 3 persone si sia ribaltata e sia andata a sbattere contro un palo della luce per fuggire ad un controllo della polizia. E nella corsa la vettura ha travolto anche 2 passanti, tutti sono finiti all'ospedale, ma non sono in pericolo di vita. In questo caso sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco per rimuovere l'auto ed estrarre i feriti rimasti incastrati nell'abitacolo e sotto il mezzo. Con domenica 2 aprile si conclude il percorso congressuale del PD a Pisa, che porterà ovviamente all'elezione del segretario nazionale nel prosieguo appunto di questo percorso territoriale. Massimiliano Sonetti, intanto segretario del PD di Pisa, un primo bilancio di questi appuntamenti che si sono svolti fin qui. Sono molto contento perché si è svolto circa il 25% dei congressi degli eventi di diritto dei circoli, quindi già un numero considerevole, e devo dire che si sono svolti correttamente. Insomma, era l'auspicio iniziale che ci fosse correttezza e ci fosse la necessità di trovare quel senso di comunità. Ecco, io noto nei circoli la voglia di partecipare, di votare e di ricreare quel senso di comunità. Poi il risultato, insomma, poco importa, l'importante è raggiungere l'obiettivo, che è quello di ristare tutti quanti insieme. Il primo 25% vede Matteo Renzi attestarsi intorno al 60%, mentre Orlando intorno al 38% e il 2% Emiliano. Tutto nella correttezza, si sta svolgendo, gli iscritti vengono a votare. Una nota che reputo importante è che rispetto al 2013 siamo in crescita, quindi c'è una voglia maggiore di partecipazione. Quindi la cosiddetta crisi della politica, come dire, in via di risoluzione, almeno nei vostri circoli, oppure no? Ma questo io non lo so. So che però c'è la partecipazione. C'è la partecipazione anche di iscritti anziani che hanno voglia di venire a dire la sua in un momento così difficile della politica e del partito. E questo credo che sia importantissimo. Per esempio a San Giusto San Marco un signore molto anziano ha fatto dei ragionamenti di una limpidezza e di una freschezza che un giovane, sono convinto, non sarebbe stato capace di fare. La partecipazione dei giovani invece? Anche quella c'è, anzi i giovani sono molto attivi, è la forza, il futuro del Partito Democratico sta in loro, e quindi io li incoraggio a prendere a far parte sempre di più delle vita dell'interno del partito, e quindi voglio che i circoli dopo la stagione congressuale imparino ad aprirsi sempre di più, come abbiamo fatto con i congressi. Da ora in poi i circoli dovranno stare al servizio del cittadino, dobbiamo ritornare in mezzo alla gente, questo è il nostro compito. Arriverà a Pontedera la finale toscana della RoboCup Junior, giovani costruttori di robot si sfideranno appunto nella fase regionale, attesi oltre 200 studenti riuniti in 17 squadre, intanto nel Museo Piaggio di Pontedera la presentazione di questa tappa, giovedì prossimo nel vicino centro Sete Sois, Sete Lunas, appunto la finale. Pericle Salvini, organizzatore, istituto di biorobotica, che ovviamente ha come dire, promosso questo evento qui. Intanto, che cosa significa per i ragazzi avvicinarsi ai robot in questo modo? Beh, questo è un modo entusiasmante per i ragazzi di avvicinarsi alla robotica, proprio perché c'è l'elemento della sfida e della competizione, ma la robotica forse non ha neanche bisogno della competizione, perché già di per sé è una disciplina affascinante, non solo per tutta la fantascienza, tutti i romanzi che sono stati scritti, ma proprio anche per le opportunità che oggi dà ai ragazzi di inserirsi nel mondo del lavoro e dell'innovazione.
Quali sono le principali difficoltà nella costruzione di simili appunto robot esemplari? Beh, le difficoltà variano in base alla gara a cui si sceglie di partecipare. Per esempio, come abbiamo visto poco fa nelle dimostrazioni, lì la difficoltà maggiore credo siano quella della calibrazione dei sensori che devono seguire il percorso. Poi abbiamo difficoltà anche di percorso, di velocità, di stabilità del robot, perché c'è una salita che il robot deve percorrere. E ci sono anche altri tipi di difficoltà molto più tecniche che un robot del genere deve essere in grado di superare. Poi, per esempio, nella gara invece che riguarda il teatro e la danza, anche lì le difficoltà non sono solo quelle tecniche relative ai sensori, ai motori, ma ci sono proprio anche difficoltà artistiche, no? Di interazione tra il performer, chi balla o chi recita, e il robot. Perché, come vorrei ricordare, appunto, che la RoboCup prevede tre tipi di gare, tre specialità: una è il salvataggio, uno è il labirinto e l'altro è appunto il ballo e la danza. A poco meno di tre mesi dalla presentazione dell'Associazione Nazionale, avvenuta a dicembre alla presenza del senatore Lumia e del coordinatore regionale Calleri, anche Cascina ha avuto la propria sezione del megafono. È stata presentata ufficialmente nei locali del Centro Culturale Manetti di San Giorgio. Si tratta di un grande progetto di riscatto e di orgoglio, con l'obiettivo di far tornare al centro del dibattito i grandi temi della legalità, ha detto il presidente dell'associazione Alessio Antonelli. Oggi, come non mai, serve costruire qualcosa intorno alle persone, superando confini e legando le nostre battaglie del vivere quotidiano, ampliando il quadro di riferimento. Ambiente, legalità e cultura, migrazione e politiche sociali non sono un punto di arrivo, ma l'esatto opposto. Il megafono sarà un amplificatore di voci, uno strumento che varca i singoli territori per unire e condividere obiettivi. La dialettica parlamentare migliora la legge? È questo il tema della Lectio Magistralis di Luciano Violante, ex presidente della Camera dei Deputati, oggi presidente della Fondazione Italia Decide. La Lectio Magistralis che si è tenuta a Pisa alla Scuola Superiore Sant'Anna in occasione della nuova edizione del seminario di diritto parlamentare. Il promotore del seminario è Emanuele Rossi, docente di diritto costituzionale e prorettore vicario della Scuola Sant'Anna. Crediamo importante sottolineare e analizzare questo fattore, e cioè la legge, se ci pensiamo, è uno strumento di carattere tecnico che deve dare delle regole il più possibile precise, il più possibile immediatamente capibili e percepibili da chi le deve applicare. Non ci dovrebbe essere bisogno di troppi interpreti, di coloro che attraverso, mettendo insieme tante leggi, capiscono qual è la regola specifica da applicare. Quindi la legge dovrebbe essere fatta in questo modo. D'altra parte, la legge è anche la sintesi massima del carattere politico, perché la legge la fa il Parlamento è l'organo espressivo della sovranità popolare in cui partecipano tutti i rappresentanti del popolo, e quindi dove ognuno vorrà mettere un pezzo della propria idea, del proprio interesse, della propria volontà politica. E allora la legge è il frutto di questa opera necessariamente di mediazione tra un carattere tecnico che deve essere immediatamente percepibile, il più possibile chiaro e semplice, e d'altra parte la sua natura politica, che presuppone l'essere sintesi di tante idee, di tanti principi, di tanti interessi diversi. Ecco, oggi discutiamo di questo, in che modo quindi il ruolo del Parlamento, il ruolo dei Parlamenti, del Parlamento europeo, delle Assemblee regionali, nel produrre la legge deve tenere conto di queste diverse volontà politiche, ma deve anche cercare di essere il più possibile semplice, chiaro, immediatamente percepibile ai cittadini. Per quanto grave può essere commesso dei testi. I ragazzi raccontano e rielaborano i ricordi di due viaggi nella storia visitando i campi di sterminio nazisti. Sono gli studenti del liceo 25 aprile del Fermi di Pontedera. Nella biblioteca Giovanni Gronchi hanno raccontato le testimonianze e l'esperienza di quei viaggi in un incontro pubblico.
Oggi presentiamo la possibilità di leggere la testimonianza di Italo Geloni, che questi campi di sterminio purtroppo ha visto quando erano attivi, e lui stesso, perché è stato un prigioniero appunto politico, trasferito in Germania in più campi, ed è un sopravvissuto che diceva e racconta in questa sua testimonianza, appunto, che oggi può essere utilizzata gratuitamente scaricandola da internet. Diceva che uno dei motivi che l'avevano spinto a sopravvivere era proprio l'obbligo che sentiva di dover testimoniare l'orrore che aveva visitato, che aveva visto con i suoi occhi, che aveva attraversato quel pezzo di inferno che lui appunto era stato costretto a vivere all'età di 20 anni. E i ragazzi di oggi, leggendo questo libro, possono prepararsi meglio al viaggio che faranno probabilmente tra fine aprile e inizio maggio nell'ambito dei viaggi della memoria organizzati dalla Regione Toscana, che ogni anno portano circa 300-400 ragazzi appunto in diversi campi di sterminio, in quello che rimane di diversi campi di sterminio europei. Tutto questo per far sì che l'esperienza di questi giovani sia un'esperienza forte, che sicuramente li segnerà e gli farà capire che, appunto, che 70 anni fa in Europa si sono veramente spalancate alcune porte dell'inferno, che uomini hanno fatto ad altri uomini in nome del razzismo, per idee assurde e folli, le cose più atroci, insomma, fino a gasificarle, a farle passare per i camini. Il cuore del Pisa, la rabbia dei padroni di casa, il Verona, si conclude in parità al Bentegodi, una sfida dominata dai veneti, che hanno la colpa di non chiudere il match, mentre i ragazzi di Gattuso hanno il merito di crederci fino alla fine. Giallo-blu di casa in avanti alla fine della prima frazione grazie alla rete di Siligardi, Pisa inconcludente in fase offensiva. Nel secondo tempo il Verona pensa ad addormentare la gara, poi nel finale arriva il lampo di Tabanelli, che stacca nell'area veneta su traversone di Longhi. Nel recupero manca un penalty all'Hellas per fallo di Mannini su Zaccagni.